Buonasera e bentrovati al nostro approfondimento e buonasera collegato via Skype a Leonardo Massa, nuovo Vice President Southern Europe di MSC Crociere. Buonasera Massa. Buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori. Allora, noi nella vita reale ci diamo del tu, in televisione ovviamente scenograficamente ci diamo del lei. Adesso che devo fare? Darle del voi? Perché questo nuovo incarico è assolutamente strepitoso, ha acquisito un ulteriore step nella sua carriera ed è stato nominato a capo di tutto il Sud Europa di MSC Crociere. Di fatto controllerà anche le altre regioni mediterranee della Spagna, della Francia e del Portogallo. Qual è il suo primo commento? Ma sì, innanzitutto che sono chiaramente contento della fiducia che la proprietà ha deciso di continuarmi ad attribuire, e poi credo che in termini di modello organizzativo questo possa portare dei benefici importanti, perché sono certo che le best practice tra paesi abbastanza simili nelle abitudini di consumo possa generare valore aggiunto. In più abbiamo la fortuna di lavorare su un bacino ben chiaro, che è quello del Mediterraneo, penso in particolare al West Med. Sono certo che le sinergie che si potranno attivare creeranno un beneficio innanzitutto per l'azienda ma anche per i consumatori. Sono veramente entusiasta di questa opportunità. Peraltro si tratta di un mercato fondamentale, no? Direi, nella vostra economia. Non ho ben presente esattamente quanto pesi sul totale delle crociere, ma direi che siamo nella zona più ricca e importante dell'offerta croceristica di MSC. Ma guardi, MSC è il terzo player mondiale, il primo non americano. Siamo market leader in Europa e in Europa da ormai 30 anni abbiamo costruito il nostro successo. Quindi è chiaro che l'azienda è un'azienda che ha nell'Europa il proprio DNA. Poi chiaramente lo declino nell'italianità, perché è giusto che così è e così sia, però innanzitutto europea. E quindi mettere insieme tutto il Sud Europa significa poter creare valore aggiunto nell'area del Mediterraneo, ma in generale in tutte le aree dove operiamo con le nostre navi, perché poi i clienti di quest'area frequentano il Mediterraneo, ma sono molto presenti ai Caraibi, in Sud America, in Sud Africa, in Giappone, in Nord Europa, insomma ovunque operiamo con le nostre navi. Quindi credo che possa rappresentare per lo sviluppo dell'azienda un ulteriore tassello in termini di modello organizzativo che ci proietta ulteriormente nel futuro, considerando anche le navi che stanno arrivando e il futuro tra MSC Crociere ed Explora Journey. Quindi sono molto molto entusiasta e anche motivato per quello che teniamo da fare. Peraltro la sua promozione è una buona notizia non soltanto per lei personalmente, ma direi anche un po' per tutta l'Italia, per la sede di Napoli di MSC e anche per Genova, che è il vostro on port mediterraneo, perché significa che evidentemente, insomma, in questo mercato risiedono anche le teste pensanti più prestigiose all'interno del vostro gruppo. Assolutamente sì, io credo che rappresenti un po' un attestato di fiducia da parte della proprietà in quello che è stato il lavoro in questi anni svolto sul mercato italiano, che declinato su Genova è stato rappresentato dalla crescita costante dei nostri scali, delle nostre movimentazioni sullo scalo Ligure. E quindi la promozione aziendale al sottoscritto rappresenta anche un modello, quello là italiano, come un riferimento, una best practice per altri paesi, tutti fondamentali per quello che è proprio lo spirito e il DNA della nostra azienda. Quindi vedo con grande fiducia e ottimismo anche gli ulteriori sviluppi che l'Italia, ritornando all'argomento Genova, potrà avere e beneficiare nel futuro. Immagino sempre aumento di scali, aumento di movimentazioni e un'attività croceristica sempre più integrata col territorio, che è, devo dire, è ormai una delle chiavi vincenti di lettura della nostra industria. Ecco, come impatta nel suo lavoro, nel vostro lavoro, la crisi del Mar Rosso, visto che notizia di queste ultime ore che tre crociere Grand Voyage arriveranno direttamente in Europa senza passare da quell'area? È una complicazione complessiva nell'offerta di tutti i player croceristici, direi. Guardi, come sempre, le crisi internazionali rappresentano per le aziende delle sfide.
Devo dire che all'interno dell'industria dell'hospitality, del turismo, io credo che l'industria crocieristica in questo è molto esposta perché operiamo ovunque nel mondo, quindi spessissimo siamo abituati a crisi di carattere geopolitico, a volte crisi di carattere magari legato al clima o eruzioni di vulcani o altri elementi. Quindi siamo in questo ben allenati. La situazione specifica nel Mar Rosso è una situazione che ha cominciato a colpirci purtroppo quando è incominciata questa crisi, non potendo più scalare Haifa e decidendo già nei mesi invernali di cancellare la nostra crociera programmata in Mar Rosso. Adesso la situazione di Suez ci ha spinto a decidere di fare dei grand voyager differenti, non passando più nel canale di Suez, ma circumnavigando l'Africa, con un impatto operativo importante. Quindi sicuramente è un problema, però devo dire che la capacità di questa industria, in particolare di MSC, è di reagire trovando soluzioni alternative e riuscendo comunque a creare prodotti che poi sul mercato hanno appeal. Parto dal passato perché poi sui Grand Voyager lo vedremo, ma la nave che doveva andare in Mar Rosso è stata poi riposizionata nel Mediterraneo proprio con una crociera di 7 notti nel Mediterraneo che in termini di risultati sta funzionando molto bene, ha raccolto entusiasmo e interesse del pubblico. Quindi è chiaramente un problema, ma la capacità di reazione rispetto alle altre industrie, alle altre segmenti dell'industria turistica, tipicamente è molto più rapida, efficiente ed efficace. Nel frattempo lei conserva anche il suo incarico in Explora Journeys, che sono, diciamo, la nuova classe, la nuova sfida del vostro gruppo nel campo delle crociere di lusso. Come procede il lavoro delle navi già pronte e di quelle che arriveranno? Ce ne sono altre in costruzione in Fincantieri a Genova, peraltro. Assolutamente, Explora One sta completando la sua stagione invernale ai Caraibi per poi fare le crociere nel Pacifico verso le Hawaii e poi finalmente, dico finalmente perché particolarmente felice di vederle nel Mediterraneo e nel Mare Nostrum, da fine maggio, inizio giugno avremo crociere per tutta l'estate 2024 proprio nel Mediterraneo, e questo chiaramente è un motivo non solo in termini commerciali di un'ottima opportunità per gli ospiti italiani, ma anche finalmente per poter mostrare in maniera più continuativa le nostre navi alla stampa e agli addetti ai lavori. Detto questo, arriverà nel corso del 2024 anche Explora 2 ed è in costruzione Explora 3, quindi il progetto sta continuando, è un progetto ambizioso, entusiasmante, significa parlare a un segmento diverso di clienti, però il concetto di base che i vantaggi che un resort di gran lusso può offrire nel posizionarsi ogni giorno in un posto differente del pianeta, beh, questi sono incomparabili. Quindi è proprio l'idea di Explora Journey, quella di svegliarsi ogni giorno con un panorama differente, ed è chiaro che questo solo con una nave da crociera è possibile, perché chiaramente con un resort non sarebbe un resort fisico in una località specifica non sarebbe possibile. Su questo stiamo puntando, i risultati di questi mesi sono decisamente incoraggianti, è chiaro che siamo, come tutti i nuovi progetti, vivendo appieno e con tutto l'entusiasmo e la motivazione necessaria questa fase di lancio e di conoscenza del prodotto. E quindi naturalmente in bocca al lupo anche per quest'altra parte importante del suo lavoro. Per chiudere, Massa, lei pensa, come dire, di fare un lavoro in continuità o i primi 100 giorni, come si dice in politica, ha in mente qualche cambiamento dell'organizzazione internazionale che oggi lei si trova a presiedere? No, il mio obiettivo, dato che non ho necessità di fare slogan legati alla politica, perché siamo un'azienda abituata a fare, in particolare da uomo d'azienda da oltre 20 anni, ho il dovere di fare e dimostrare con i risultati quello che facciamo. Non ci sono proclami, ma ci sta un progetto preciso, cioè quello di mettere a sistema le professionalità presenti in questi 4 paesi, creando il massimo della sinergia e creando, e di questo sono certo, delle opportunità
in più per gli ospiti e per l'azienda nell'ottimizzare quelle che sono le nostre vacanze, i nostri itinerari. Quindi la prima cosa è realizzare al meglio questa sinergia tra persone sì della stessa impresa ma che lavorano in contesti differenti e mercati differenti, e su questo le dico sono ottimista, perché il lavoro di fatto è già iniziato, mettendo a sistema Lisbona, Madrid, Parigi, Milano, Napoli e ovviamente Ginevra, che è la nostra sede. Certamente. Congratulazioni Leonardo Massa, buon lavoro, naturalmente in bocca al lupo per questo nuovo incarico. Ah, devo dire in chiusura che ho trovato un po' incompleto il comunicato stampa che ha presentato questa novità, perché si è detto di lei che è un ex atleta olimpico di canottaggio, su questo non ci sono dubbi, che è un grande appassionato di viaggi, e anche qui non discuto, peraltro insomma con questo nuovo ruolo viaggerà ancora di più. Non c'è scritto che è un grande tifoso del Napoli, ma insomma io vorrei aggiungerla questa cosa, nonostante l'anno un po' così sabbatico, ma del resto avete fatto un tale, diciamo, incasso di gioia che, cioè, quella può andare avanti anche un anno un po' tribolato, no? Tifoso del Napoli verissimo, ma anche grande supporter del Genova e del Milan con differenti scale di valore. Quindi sì, è vero, da sportivo pensiamo a rimboccarci le maniche, perché mi sembra che stasera al team partenopeo aspetti una partita importante, e anche qua solamente lavorare duro. All'imbocca al lupo, io sostituisco un vento in poppa che per gli uomini di mare va ancora meglio, e la ringrazio sempre per la sua cortesia e attenzione per le novità della nostra azienda. Grazie. Grazie Leonardo Massa.